a tutti da Gioia Emilia Romagna. Oggi vi voglio raccontare una storia che mi appartiene, una storia della mia famiglia, più precisamente di mio babbo Renato Magalotti. Io in questi giorni ho voluto fare questa celletta in ricordo di mio padre, appunto, Renato Magalotti. Ancora la devo terminare. È in fase di costruzione, ma intanto per il momento c'è tutto quello che mi interessa farvi conoscere. Come potete notare, al centro c'è una foto di una riproduzione di un crocifisso in legno alto circa un metro, appunto con la Madonna e San Giovanni, fatto da mio padre. Questo crocifisso è nella chiesa di San Giovanni in Compito. Quando voi entrate in questa chiesa di San Giovanni in Compito, alla sinistra dell'altare c'è appunto questa riproduzione fatta proprio in legno da mio padre. E quando mio padre creò questo crocifisso in legno, tutto fatto a martello e scalpello, ha una storia. Lui andò a fare un giro vicino a casa mia, noi abitavamo in campagna, Savignano sul Rubicone, quindi quando andò a fare un giro attorno ai nostri campi, trovò questo legno e in questo legno ci vide l'immagine di Gesù. Lui non fece altro che tornare a casa, prendere un martello, scalpello e l'immagine di Gesù venne fuori. Poi fece la Madonna e San Giovanni col tempo. E lo volle regalare alla chiesa. In primo lo regalò alla chiesa Santa Maria Immacolata della zona Cesare di Savignano sul Rubicone e poi venne trasportata alla chiesa di San Giovanni in Compito, una chiesa antica, e quindi questo crocifisso è proprio lì che vi aspetta quando andate a visitare la chiesa o quando andate alle messe. È lì di fianco all'altare. Ho voluto fare questa celletta proprio sotto alla nostra chiesina del castello di Selvapiana, mettendo appunto questa immagine in ricordo di mio padre Renato Magalotti.